Arriva Natale e siamo tutti più contenti. Ci sono gli addobbi, le luci colorate, magari la neve ed infine i regali. Soprattutto per i bambini è magico. Proprio loro ad un certo punto chiedono a Babbo Natale, e lo fanno nella letterina, in regalo un cucciolo. Per esaudire la richiesta fatta a Babbo Natale, molti genitori decidono di accondiscendere il desiderio dei propri figli e di fargli trovare il cucciolo sotto l'albero. Ne siamo sicuri? Il cucciolo cresce, sporca, richiede impegno e tempo. E cosa succede se poi il bambino si stanca? Uno dei motivi per i quali vengono abbandonati i cani nei canili è proprio questo. Il regalo non è più un peluche morbido, piccolo, non è più un batuffolo, ma al contrario è cresciuto e vuole giocare sempre di più. Deve uscire sempre di più e magari diventa un attaccabrighe verso i propri consimili e allora diventa un impegno insostenibile. Questo è un altro punto, se vogliamo, ma partiamo da qui. Prendiamo in considerazione la richiesta dei bambini a Babbo Natale, ma trasformiamola in un momento educativo, un momento in cui si impara qualcosa. Anziché regalargli il cucciolo in prima istanza, potremmo regalargli per esempio una consulenza con un esperto cinofilo che gli e vi spiegherà tutto ciò che comporta avere un cane. Cercherà di trasmettervi che il cane è un impegno per tutta la vita e che in mezzo a tutte le responsabilità vi porterà tanti benefici e tante nuove avventure. Tutto questo con una consapevolezza che esula dall'accontentare una richiesta del bambino. Questo vi permetterà di capire le vere intenzioni dei vostri figli e di prevenire anziché curare eventuali situazioni future. Potrete capire se siete nel momento giusto per adottare un cane, se siete le persone giuste per adempiere a un impegno così grande e quale cane è adatto a voi. Così sarà un Natale speciale per tutti. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazione cinofila, sulla nostra pagina Instagram affinitydog.educazione cinofila e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella. Alla prossima!